Amici lodatori del sole e delle carte, io sono Felice e bentornati sulla rubrica Happy Gamer su EveryEye.it. Oggi siamo sul nuovo gioco della Blizzard, cioè nuovo nel senso uscito da poco, non proprio nuovo nel senso immediato, chiamato Hearthstone. È un gioco di carte online, in modalità per ora free to play. E devo dire che sebbene ci giochi da poco, da meno di una settimana, mi sta prendendo davvero. Non sono ancora un maestro, non sono bravo, sto ancora imparando e probabilmente scoprirò e imparerò nuove cose nel mentre giocherò appunto per voi in alcuni video, magari uno alla settimana, uno ogni due settimane. Vediamo anche se a voi piace, se avete delle richieste eccetera. Io direi in questo video di fare due scontri, se la durata ce lo permette. Uno di allenamento per contro l'IA per scaldarci e poi uno in amichevoli in PvP, quindi contro qualcun altro scelto casualmente online. Allora, io al momento utilizzo come eroe la maga Jaina Marefiero, che è anche quella con cui solitamente vi fanno iniziare, ma non tanto perché è la prima, un po' tipo League of Legends che ti fanno usare come primo personaggio Ashe, tutti usano quello all'inizio, ma perché proprio mi piace abbastanza il suo set di carte, anche se ancora non ho un mazzo mio, ce lo faremo con il tempo. Quindi direi che in questo allenamento possiamo andare a sconfiggere qualche eroe che ancora non abbiamo incontrato per magari provare a, tra virgolette, conquistarlo. Non so, abbiamo il cacciatore, sciamano, druido, sacerdote, ladro. Vediamo un po', potremmo andare contro il ladro. Ok, vediamo un po'. Corruzione butta fuori. Caricamento del caricamento. Tanto nei commenti ovviamente fatemi domande se non conoscete il gioco, se volete sapere qualcosa, se anche voi ci giocate, se volete farvi una partita con me, eccetera eccetera. Valera! Valera. L'hai voluto tu. Allora, do già per scontato comunque che abbiate un minimo di infarinatura su Hearthstone, quindi non sto qui a spiegarvi tutto. Queste sono le quattro carte con le quali... iniziamo, ci chiede se vogliamo sostituirne una. Io direi che sono ottime carte, quindi tenderei a tenerla. Anche se non abbiamo nessuna carta che richieda un cristallo per iniziare. Però abbiamo il cristallo, abbiamo la moneta di mana che ci aumenta appunto solo per un turno. Allora, vorrevo vedere un attimo l'abilità di questo del mago. Allora, maestria dei pugnali, equipaggia un pugnale 1-2, ok, quindi l'equipaggia un'arma. Allora, io direi che potremmo partire già un po' più aggressivi in questo modo. Quindi ci facciamo aumentare il cristallo di mana per il primo turno e mandiamo direttamente il Raptor Coda Rossa, che ha un po' più di danno e un po' più di resistenza. Finito. Rispetto a evocare il Marlock Incursore subito, in modo da poter già mettere un po' i piedi in avanti. Ecco qua che equipaggia appunto la sua arma e infatti ci attacca. Perfetto. E in effetti è un po' fastidioso rispetto alla mia, che è un po' inutile. Cioè, richiede due cristalli di mana per infliggere uno di danno. Bene, adesso direi che abbiamo due cristalli. Evochiamo l'ingegnera novizia, che ci permette con l'abilità speciale di pescare una nuova carta. Ottima. Questa carta, una volta giocata, dà a tutti i nostri servitori più uno di attacco. Quindi è molto molto forte. E attacchiamo direttamente il suo personaggio. Finito. Perfetto. Addirittura. Ti piace la mia invenzione? E adesso devo dire che la sua arma fa parecchio danni. Infligge due danni a un servitore danneggiato. Ah, e il nostro Raptor Coda Rossa, bye bye. Devo dire che è parecchio forte la combinazione del ladro. Ma noi ce la faremo. Dobbiamo solo credere nel cuore delle carte. No, mi sa che ho sbagliato il gioco. Allora, evochiamo adesso il capo incursore, che darà anche più uno ai nostri servitori. In questo modo potremmo infliggere un po' più di danni. Non attacco direttamente a lei perché semplicemente distruggeremmo entrambe le carte, che non avrebbe senso. Tanto lei non può attaccarmi, quindi va bene così per ora. Evoca un mini drago meccanico 2-1. Ok, non abbiamo ancora nessuna carta con provocazione che ci servirà da tank. Però vorrei sfruttare adesso
Allora, ancora non abbiamo provocazione. Direi che usiamo... Blocchiamo questo con carica, in modo ecco che arrivi a 4. E purtroppo comunque ha uno di salute. Lo sacrifichiamo per far fuori questo, che potrebbe essere molto fastidioso in futuro. Perfetto. Prendi questo. Ok. E direi che ne vale la pena. E lasciamo anche questo Marlock, giusto per lasciare qualcosa così a coprire un po' il terreno. Carica. Carica permette di attaccare direttamente nello stesso turno. Mentre il Fante qui ha provocazione, quindi sono obbligato a far fuori lui prima di qualsiasi altra... prima di poter attaccare il suo eroe. Allora, a questo punto direi che torniamo a 2 di vita. Quindi usiamo carica. Esatto, per far fuori lui. Però adesso non abbiamo più nulla con cui difenderci. Niente, usiamo la nostra... forse conviene molto di più... conviene molto di più usarla su di lui. Sì, conviene di più secondo me. Perché quei 3 di salute sono abbastanza tankosi. Non sta andando molto bene. Devo dire che... la combinazione del ladro è abbastanza tosta. Non è molto facile da... non è facile tenergli testa. Allora... cominciamo ad andare sul pesante. Vediamo un po', abbiamo varie scelte. Io direi assolutamente di cominciare ad andare sul pesante. Finito. Solo io e Mordino. Iniziate a raffreddare solito eterno per sempre. Ok. Ok, dobbiamo cercare di recuperare adesso con questo... adesso che abbiamo questo ogre, direi di recuperare terreno. Assolutamente. Dobbiamo assolutamente recuperare terreno. Abbiamo qualche carta che possa tornarci utile. Perfetto, perfetto, benissimo. Allora, utilizziamo questa carta. Questa carta infligge 3 danni suddivisi casualmente tra i personaggi nemici. Perfetto. Direi che è stato un ottimo affare. Attacchiamo ora, faremo un sacco di danno anche. Perfetto. Fine del turno. Per il prossimo turno ho intenzione di schierare finalmente il mio guardiano di Sejin. Aia. Peccato. Guardiano di Sejin che mi farà da tank finalmente. Allora, ottime carte che avrei preferito avere all'inizio. Allora, evochiamo guardiano di Senshin, che sarà, costringerà quindi l'avversario a attaccare il mio guardiano prima di andare al mio eroe. Dopodiché abbiamo qui 2 ottime carte, una più un pelino più tankosa e una un po' più d'attacco. E direi che speriamo sia questa. E direi che potremmo usare la spell giusto per far fuori questo, che ce l'abbiamo in mezzo alle scatole. Bam! Finito. Perfetto. Dai che forse ce la facciamo. Fa tornare un servitore nemico nella mano del tuo avversario. No, cavolo, proprio lui, fra tutti. Fra tutti quelli che potevi... Ok. Perfetto, perfetto. Allora, adesso torniamo, richiamiamo. Non sapranno mai cosa. Chiamiamo questo che fa direttamente 3 danni al nemico. Poi rimettiamo il nostro guardiano con provocazione. Dopodiché andiamo ad attaccare. Direi che abbiamo un'ottima difesa adesso, perché abbiamo una carta comunque con 5 di salute e 2 pronte ad attaccare, di cui una 4-4. Gnoma inventrice. Ho un grosso archivio. Ok, abbiamo esplosione arcana che infligge un danno a tutti i servitori nemici. Allora, bene, non ha carte con provocazione, possiamo finire la partita. Quello è mio. Perfetto. Quello è mio. Bye bye. Ciao ciao. Ciao. Bam. Vabbè, era contro l'IA, insomma, però comunque
ci ha dato un po' di filo da torcere. Vedete, io sono ancora un misero livello 6, diventato ora livello 7, quindi gioco davvero da poco. Guardati le spalle. Eroe sbloccato ladro, perfetto. Vi ricordo che battendo eroi che non possedete in modalità allenamento, anche in modalità PvP, li sbloccherete. Quindi poi potrete livellare con loro, usare le carte del loro mazzo, eccetera, eccetera. Bene, ora che ci siamo riscaldati, anzi alla faccia del riscaldamento, direi che possiamo andare nel PvP e farci fare il culo da qualcuno in real life. Bene, ovviamente continuerò a usare il mio mago, è quello qua al lato che abbiamo sbloccato prima. E vediamo un po' contro chi verremo matchati. E intanto ho messo a Fiornaso. Eccolo qua, degno avversario. Vediamo un po' che eroe userà. Siamo contro il signor Minea, che userà Gul'dan lo stregone. L'hai voluto tu. Allora, inizio per primo. Bene, abbiamo già una carta fortissima, che è la palla di fuoco, che guardate, infligge 6 danni, che è strepitosa. E per il resto niente, teniamoci questa e speriamo di avere qualcosa un po' più adatto per... Lo stregone, se non sbaglio, ha come magia questa qua che gli sottrae 2 di vita e gli permette di... forse di pescare una carta, non mi ricordo, ora andiamo a leggerla. Cioè, se si muove anche, sta riflettendo se tenere 3 carte o no. Ce la fai? Bravo. Andiamo un po'. Pesca una carta e subisce 2 danni. Oddio, abbiamo 2 palle di fuoco. Il problema è che non abbiamo nulla da evocare, quindi sono costretto a passare il turno. Sono costretto a passare il turno. Lui può sfruttare il cristallo, essendo... Quando inizi per secondo, urlo caccia mare. Evoca un Murloc esploratore. Ok. Ok, allora siamo un po' ancora nei casini, però direi che facciamo fuori questo che ha 2 di danno usando la nostra spell e passiamo il turno. Non è un grande inizio, ragazzi, quindi siamo un po' in difficoltà. Piuttosto, purtroppo, questa è un po' la sorte del cuore delle carte. Alla fine del tuo turno più uno saluta un altro tuo servitore casuale. Ok, non abbiamo ancora una mazza. Questo è molto male. Allora, facciamo così. Questo dobbiamo assolutamente farlo fuori perché... I personaggi con fortuità non possono essere scelti come bersaglio attaccati. Ah, grazie, perfetto. Allora... Dobbiamo diminuire il suo contingente di attacco assolutamente. Molto male, molto molto male questa partita. Iniziata davvero malissimo. Ti piace la mia invenzione? Dobbiamo assolutamente riprenderci anche in fretta. Ok, già meglio. Già meglio. Quindi possiamo fare così. Evocare questo. E far fuori questo che è quello che ha più danno. Perfetto. E direi che così può bastare. Guardate ragazzi, non bisogna mai darsi per vinte fino alla fine. E cosa vuoi? Bene, adesso. Allora, abbiamo questo qua che dobbiamo attaccarlo per forza perché ha provocazione. Mi dispiace ma ci tocca. Ne ha troppi. Dobbiamo fare assolutamente qualcosa. Però per ora non saprei. Quindi cerchiamo di infliggergli un po' di danni per, diciamo, risistemare un po' l'equilibrio della partita. Però fortunatamente fanno tutti 1 di danno. Quindi il massimo danno che mi fa per ora è 1, 2, 3, 4, 5. Che non è comunque poco. Carica. Mannaggia. È che qua non sto avendo una mano sfortunatissima. Non ho beccato mostri da 1 e da 2. Guardate, danni proprio gratis.
Qua ci vorrebbe una carta magia che infliga danni ad area. Ci vorrebbe davvero tanto. Allora, qua è inutile perché tanto non ho provocazione. Quindi io continuo a infliggerli danni. Devo continuare a puntare sui danni per tenerli testa. È l'unica cosa che mi viene in mente. Allora, posso fargli fuori qualcosa. Li facciamo fuori questo, che ha carica. Evoca un muro che esploratore questo. Facciamo fuori questo. Ok. È messa male, ragazzi, alla partita. Però ancora. Ed è lui tutte carte da 2 da 1 continua a beccare. Io non posso fare niente. 6. Boh, direi che abbiamo perso, ragazzi. Totalmente finita. Proprio. Sì, vabbè, inutilità portarmi via neanche una carta con provocazione, abbiamo neanche morte. Inutile, proprio totalmente inutile. No, è qualsiasi cosa faccio, almeno dovrei finire la partita in questo turno, è impossibile. Che fare? Abbiamo semplicemente perso, capita, ragazzi. Bella giocata. Hai vinto stavolta. Niente, non gli daremo la soddisfazione di darci il colpo di grazia. Peccato, è stata proprio una partita sfortunata. Cioè, avete visto, non c'era molto che potessi fare. Quindi, purtroppo è andata così. Vabbè ragazzi, spero che questo episodio di Hearthstone vi sia piaciuto. Ditemi se ne volete altre. Mi spiace per quest'ultima partita, quella in PvP, che era quella a cui tenevo di più. Però avete visto, cioè, oggettivamente cos'altro avrei potuto fare? Insomma, non c'erano molte altre alternative. Con le carte che avevo penso di aver fatto il meglio che fosse nelle mie capacità. Perciò niente, ovviamente ho ancora un sacco di cose da imparare sul gioco. E spero comunque che il video vi sia piaciuto. Commentate, e se vi piacerà ne farò sicuramente altri. E niente, se avete qualche domanda sul gioco, per quel poco che posso ancora saperne, fate pure, vi rispondo sempre. E qui da Felice è tutto, e rubrica Happy Gamer, everyeye.it, bye bye, e lodate il sole con le carte!